Mister Prosperi, una partita stasera contro la capolista da parte della sua squadra veramente brillante. Ha tenuto duro, anzi non ha affatto demeritato la sconfitta. Che affrontavamo la squadra più forte del campionato, che abbiamo fatto il possibile per cercare di fare il risultato, perché era un risultato che volevamo. Sappiamo che non era semplice, poi noi veniamo da tantissime partite consecutive e non è semplice, e non è assolutamente una scusante, però abbiamo fatto secondo me una buonissima partita. Peccato perché non abbiamo sfruttato le occasioni avute, e contro una squadra così poi quando sbagli ti punisce. In effetti ci sono state due sbaglioni della difesa che praticamente sono costati due reti alla sua squadra. Ripeto, contro queste squadre quando si sbaglia si viene puniti. Peccato perché, ripeto, per me abbiamo fatto una buonissima gara al cospetto di una squadra fortissima. Una sua considerazione sulla squadra avversaria di oggi, Campobasso, che praticamente è già con un piede e mezzo in Lega Pro. È una squadra che ha grandi valori fisici, tecnici, allenata bene, quindi una squadra forte con grandi cambi, grandi soluzioni. Quindi dobbiamo fare un'impresa, ci abbiamo provato. Secondo me, ripeto, abbiamo fatto tanto, potevamo fare qualcosina in più ancora, perché contro queste squadre devi fare l'impossibile per fare il risultato. Peccato perché secondo me, ripeto, abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate. Non pensa che forse col Mercai da primo minuto poteva fare di più la sua squadra? Ma Mercai non si è allenato tutta, sono una settimana che non si allena, ha avuto problemi fisici. Mi sembrava un rischio assurdo metterlo dentro dal primo minuto. Poi Fioretti aveva fatto una buonissima partita la partita precedente, anche oggi ha fatto una buona gara. È normale che Mercai ha un peso fisico diverso, ma ripeto, non si è mai allenato, quindi dobbiamo già ringraziare che ha fatto quasi un tempo.